Negli ultimi anni in Italia il numero dei laureati è aumentato, specie per le donne, pur restando ancora distante, purtroppo, dalle medie europee. Chi ha un livello di istruzione più elevato ha maggiori opportunità di essere soddisfatto della propria condizione di vita, anche in termini di occupazione. La laurea continua infatti ad offrire le migliori prospettive occupazionali e reddituali. Sempre più numerose sono infatti le imprese che scelgono di assumere personale con elevata qualifica professionale. Gli Atenei hanno da tempo attivato servizi di placement e supporti per l'effettuazione di stage e tirocini, principale contatto tra studenti e mondo del lavoro. Anche i dati sui dottori di ricerca confermano che l'investimento in alta formazione assicura buone possibilità occupazionali, retribuzioni più elevate e maggiore soddisfazione professionale. La valorizzazione della ricerca ha tra le sue componenti fondamentali la protezione e l'utilizzo della proprietà intellettuale. Alla fine del 2013, il numero di brevetti ammonta a 3.107, registrando un aumento del più 161,3% rispetto al 2005. Anche gli spin-off, imprese costituite da professori, studenti o dottorandi, sono un fenomeno in rapida crescita, consolidato principalmente al centro-nord, ma in recente espansione anche al sud e nelle isole. Le imprese spin-off sorgono in tutti i settori e sono più numerose nei comparti high-tech. La costituzione di incubatori di impresa ha assunto un ruolo significativo a supporto del trasferimento tecnologico. Gli incubatori hanno il compito di accompagnare uno spin-off accademico, aiutandolo a individuare fonti di finanziamento e alleanze strategiche. Lo sviluppo congiunto dei progetti di ricerca e innovazione è uno dei capisaldi del rapporto tra università e imprese. Sempre più spesso, gli studenti fanno ricerca in azienda durante il proprio percorso di studi e gli imprenditori condividono le proprie conoscenze e capacità con gli studenti e i ricercatori. Attraverso nuovi percorsi formativi, dottorati industriali, spin-off, apprendistato e progetti congiunti di ricerca e innovazione, le università e le imprese collaborano per promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese.